would you be if you had given to protection? Amici, un altro martedì qua con il vostro Don Chisciotte, con il suo aiutante di campo, non voglio dire Sancho Panza perché il vero Sancho Panza è sempre Rosario, il nostro regista, ma con Ugo di Bari, che grazie, da molto tempo è coaudiutore di questa nostra trasmissione. Vi ricordo che questa trasmissione, come tutte le trasmissioni in diretta del network di Radio Saius, vanno oltre che nei vari blog del network anche su Facebook e su YouTube, e come al solito dopo la trasmissione, un'ora o due dopo, la potete riascoltare tranquillamente. Stasera una serata un po' particolare perché parliamo di un argomento che di solito, o almeno io, non l'ho mai sentito nominare, e parliamo di un argomento molto legato ai viaggi, o perlomeno alla conoscenza approfondita del nostro territorio. Abbiamo con noi Luciano Posti, caro amico da tantissimi anni, e che è qua non nella sua veste di poeta, ma nella veste di guida turistica, perché Luciano ha effettuato i suoi studi e gli esami, e quindi ha ottenuto una licenza che poi spiegherà bene la trafila che bisogna fare, che può essere anche un suggerimento per tanti ragazzi che escono da scuole e si trovano in difficoltà lavorativa. Caro Luciano, innanzitutto, come ti è venuta questa idea? Ma diciamo che è stata una specie di sommatoria, diciamo, di avvenimenti che sono intercorsi nel corso della vita, insomma, cioè ci sono arrivato un po' per necessità e anche, diciamo, molto per interessi che ho avuto nel corso della vita. Innanzitutto saluto tutti, buonasera, chi già ci sta ascoltando lo ringrazio per l'interesse, vedremo insomma di dargli delle notizie che diciamo siano interessanti. Dicevo, ci sono arrivato. Buonasera quanto... Luciano. Ciao Rosario. Per quanto mi riguarda, proprio perché avevo proprio l'idea di creare un'attività, di avere proprio anche io personalmente un'attività personale che per la quale avessi delle nozioni, per la quale fossi preparato, per anche degli interessi, e che credevo e credo sia qualcosa che possa avere un impatto anche su quello che sarà, diciamo, sviluppo futuro dell'economia, cioè nel senso, noi in Italia porre quello che abbiamo, non andare a cercare cose che ci vengono imposte o date come specchietto dall'olio del fuori, insomma, cioè tutto. Benissimo, sì, pronto, scusa. Ok, allora sì, ti dicevo, insomma, che la necessità, insomma, di trovare anche un nuovo lavoro, un'occupazione, insomma, che sia anche interessante per quanto riguarda il futuro e per quanto riguarda proprio diciamo, la possibilità di dare insomma delle informazioni che finora vengono date anche in modo non corretto, insomma. Esatto. Sì. Proprio entrando nel vivo del dibattito, della chiacchierata, sì. E come si fa a diventare guida turistica, che trafila di eventi bisogna seguire, preparazione? Sì, diciamo che l'Italia, diciamo, come in molti altri campi, molte professioni, è abbastanza particolare in questo campo, anche se ultimamente, diciamo, da un paio d'anni a questa parte è intervenuta una direttiva europea che ha
praticamente unificato quella che è la normativa per quanto riguarda anche le professioni turistiche. Dicevo, l'Italia è un pochino particolare perché la competenza sul settore turismo non è nazionale ma è delle regioni, il che porta ad avere un regolamento particolare, o almeno ha portato in passato ad avere un regolamento particolare per ogni regione. Quindi praticamente in Italia abbiamo 20 modi diversi di espletare la funzione di guida turistica o di espletare tutte quante le funzioni turistiche, cioè ogni regione ha un regolamento a parte. Dicevo, la Comunità Europea ha emanato come in tutte le altre professioni, un regolamento per unificare l'espletamento proprio della professione, in modo che, come avviene per esempio per i medici, per gli avvocati, per qualsiasi altra professione, una guida turistica italiana sia non una guida turistica italiana ma una guida turistica europea, così come una guida turistica tedesca sia al tempo stesso una guida turistica europea. In Italia questa cosa ci ha creato dei grossi problemi. Perché? Perché a differenza di altri paesi come la Germania, come la Svezia, come altri paesi eccetera, abbiamo una vastità e una complessità tale di patrimonio culturale e di ricchezza particolare sul territorio, di tradizioni in vari campi, non solo dal punto di vista culturale ma anche nel gastronomico e chi più ne ha più ne metta, tale che è impossibile per una persona avere le conoscenze adatte, le cognizioni particolari di tutto il territorio nazionale, figuriamoci di tutto il territorio europeo. A questo punto uno potrebbe dire: ok, ma vista la richiesta di un servizio particolare, però uno magari le nozioni se le va a cercare. Anche questo è vero, però ecco, la guida turistica ha proprio come aspetto particolare quello di essere esperto al massimo livello di un territorio, non solamente dal punto di vista macroscopico, cioè nel senso dei grandi numeri, delle attività, delle opere d'arte eccetera, ma anche per quanto riguarda proprio la costruzione di tutto ciò, cioè nel senso l'antropologia, la storia non solamente culturale ma anche la storia della gente comune, le leggende, tutto quanto è patrimonio detto e non detto del territorio italiano, cioè è anche quel particolare patrimonio, quel particolare tesoro che ci viene richiesto all'estero quando vogliono venire in Italia. Quindi dicevo, la guida turistica è molto specifica da questo punto di vista, quindi la direttiva europea che unificava un po' tutte le professioni in tutta Europa dovrebbe tener conto anche delle specificità locali. Le varie regioni che fanno? Attualmente niente. Perché magari aspettano a livello nazionale che venga come era stato fatto, tra l'altro, che venga fuori una legge che poi con il referendum non si sa ancora se sia ancora valida o meno, insomma, per quanto riguarda proprio le competenze regionali, ci sia una legge che a livello nazionale stabilisca proprio l'accesso alla professione e l'espletamento della professione. In questo momento, come dicevo, ogni regione aveva fatto in passato degli accessi particolari a guida turistica, al accompagnatore turistico e alle varie professioni turistiche. Nel mio caso particolare, per esempio, io ho preso la licenza in Emilia Romagna e viene richiesta come requisito, come accesso agli esami, una laurea specialistica quinquennale, che potrebbe essere, per quanto riguarda la storia, la conoscenza dell'arte o l'archiviazione, eccetera, cioè materie umanistiche che riguardano anche la competenza artistica. Ma questo dal punto di vista di chi vi accede
per titoli. Naturalmente poi questo non basta, vengono fatti degli esami per quanto riguarda una o più lingue straniere conosciute a livello di madrelingua, quindi diciamo nella classificazione europea almeno C1, C2, ecco, se parte da C1, C2. Più per esempio in Emilia Romagna sono stati fatti diciamo gli esami e attengono anche a quello che riguarda la conoscenza enogastronomica, la conoscenza antropologica del territorio, cioè sono tutta una serie di esami particolari che vengono diciamo svolti oltre ai titoli di accesso preferenziali. In passato che succedeva? Chi magari aveva delle lauree diverse e non aveva delle mare lauree umanistiche poteva comunque accedere agli esami frequentando dei corsi annuali o pluriennali. Per esempio, adesso mi viene in mente l'esempio della Toscana, Firenze o Venezia, eccetera. Per esempio, a Firenze questi corsi sono triennali, quindi sono tipo diciamo una ulteriore laurea breve per esercitare la professione. Ti sembra tanto, cioè nel senso, cioè, oddio, quanto uno deve studiare per fare queste cose? Dico no, cioè nel senso che poi la spinta, la motivazione diciamo che uno deve avere è quella proprio di essere portati a questo, cioè alla base di tutto ci sta molto la facilità di contatto con le persone. La voglia di trasmettere delle informazioni e soprattutto l'empatia, cioè riuscire a capire quello che il turista, ma non solo il turista, lo studente, cioè tutti quelli che vengono a contatto con te per la professione, in quel momento vogliono da te, cioè vogliono sapere, magari, che ne so, nella maggior parte dei casi uno pensa che la guida turistica descriva un quadro in modo tecnico, dicendo questo tour è stato messo qua, in quest'anno è stata fatta questa cosa, cioè è vero e non è vero, perché sono tutte informazioni diciamo che uno potrebbe trovare anche su un testo, in internet, eccetera. Ma sapere magari, che ne so, in quel periodo come stava l'artista, perché ha fatto quel quadro piuttosto che un altro, perché chi era il committente, come è stato pagato, cioè tutto il contorno, tutta la storia dell'epoca, tutta quello che sta dietro alla realizzazione che di un'opera d'arte è molto più importante e viene molto più richiesta dell'opera d'arte stessa. Il backstage, quindi, in definitiva. Sì, infatti, ecco, un po' sto entrando anche su quello che diciamo la nuova come viene vista oggi la professione, cioè nel senso non viene vista più come la classica guida turistica che ripeteva in modo meccanico il disco relativo a una zona, un'opera d'arte, eccetera, cosa che magari veniva fatta anche bene, ma era sempre la stessa. Quando uno se l'era imparata, poi magari senza neanche guardare il turista, uno la ripeteva diciamo così per 100.000 volte. E non è più così, cioè oggi la guida turistica deve essere proprio un operatore a 360 gradi, cioè io direi quasi, nel caso mio, quasi un attore, cioè quasi rappresentare un palco, una scena, quello che loro hanno intorno. Non so se rendo l'idea, cioè nel senso assumere in sé tutte quelle informazioni e trasmetterle in modo multimediale, cioè nel senso non solamente meccanicamente in voce, ma dando immagini, cioè dando immagini visive, nel senso anche parlando, ma dando immagini visive, dando retroscena, raccontando storie, leggende, cioè raccontando tutto quello che gira intorno al fulcro che era la sola cosa che voleva la gente in passato. Sì. Quindi tornando al discorso oggi della professione della guida turistica, ogni persona che volesse accedere dovrebbe andare a vedere sul sito della regione di competenza come la regione sta attuando la direttiva europea. Quindi ci potrebbero essere dei corsi degli esami, ma più dei corsi degli esami, quando la regione attua gli esami per l'ammissione all'albo, perché ogni regione tiene un albo, l'albo delle guide turistiche o degli accompagnatori turistici o
c'è anche la guida ambientale, per esempio, cioè sono diverse tipologie di guide. E, quando uno ha visto gli esami e ciò che la regione richiede per l'ammissione a questi esami, poi uno può magari decidere se magari studiare per proprio conto, oltre ai titoli che già ha, cioè oltre magari a una laurea specialistica, eccetera, oppure magari se vede che non ha molte cognizioni richieste dall'esame, può accedere a dei corsi se ci sono dei corsi. Ecco, però ecco, come dicevo prima, l'Italia è un pochino particolare, perché a questo punto ancora ognuno deve andare a vedere sulla regione se ci sono attivi gli esami per la professione. Certo, questa certo. Non è facile, perché ci sono regioni che sono 5 anni che non fanno più gli esami. Addirittura. Quindi, quindi magari uno ecco, deve... perché c'è anche la tendenza a difendere tra virgolette un pochino la categoria, cioè nel senso che chi è magari già guida turistica, e in Italia questa cosa si vede spessissimo, non vede il buon occhio che ci siano altri accessi, cioè che altre persone facciano lo stesso mestiere, perché magari pensa che sia concorrenza, cosa che non è vero assolutamente, non è vero assolutamente, cioè nel senso che oggi è un settore, una professione in Italia che richiederebbe non centinaia di persone, ma migliaia, decine di migliaia di accessi. Cioè, noi abbiamo un tesoro da sfruttare e non abbiamo gli operatori che possono sfruttare questo tesoro. Cioè, dico questo anche perché che succede? Che non essendoci le guide ufficiali, accompagnatori ufficiali, e chiudendo molti gli occhi sulle norme relative alla professione, i grandi tour operator, posso fare anche dei nomi, che sono Boscolo, eccetera, che hanno degli accessi, diciamo, turistici in Italia, in termini tecnici c'è incoming, cioè nel senso quelli che fanno venire i turisti da fuori, ma non solo, diciamo, stranieri, ma quelli magari che sono gente in una regione che si muove in un'altra regione, eccetera. Cioè questi grandi tour operator cosa fanno? Assumono, o anche non assumono tante volte, dei ragazzi, delle persone, eccetera, molto incompetenti, anche molte volte così, molto improvvisati, eccetera, pagandoli alla stregua di animatori turistici. Li mettono su un pullman e poi presentano queste persone ai turisti come guide turistiche. Questa cosa è illegale, parliamoci chiaro. La multa per chi viene beccato a fare questa cosa sono 3.500 euro minimo. Lo fanno tutti, quindi le multe non vengono fatte. Ah, certo. Ecco, quindi questo è un problema, ma non sarebbe più un problema se ci fosse talmente tante guide turistiche in giro che difendessero la loro professione e cominciassero a denunciare la cosa. Anche perché se io come guida turistica da solo denuncio la Boscolo per questa cosa, magari beccano il pullman e gli fanno la multa, poi che succede? Che la Boscolo e gli altri tour operator non mi fanno lavoro più. so se rendo l'idea. Quindi, ci dovrebbe... Sì, no, diciamo l'Italia può funzionare così, cioè nel senso non è solo la nostra professione, anche molte altre professioni, per cui ecco, ci vorrebbe proprio, diciamo, una visto che siamo pochi, siamo anche tenuti un po' così, un po', cioè utilizzati quando serviamo oppure meno. Molto dipende a questo punto dalle nostre capacità, cioè nel senso che anche io personalmente, anche se ho preso la licenza solamente, diciamo, da circa 2 anni, mi sto creando diciamo una, tra virgolette, una reputazione, per cui, che ne so, il tour operator magari mi paga qualcosa, cioè mi paga tariffa piuttosto che magari prendere un ragazzo che gli costa la metà o anche meno, ma sa che io lascio il gruppo contento. Non so se avete esatto, l'idea. Ecco. Fa differenza. Ecco, questo fa la differenza. Però si fa molta fatica, cioè nel senso che poi che succede? Che noi diventiamo, e questo magari è un discorso magari che affronteremo in seguito, non solamente delle guide turistiche in se stesse, ma come esperti del territorio diventiamo un po' anche promotori del territorio, cioè non facciamo solamente la guida turistica, ma
promuoviamo dei prodotti, promuoviamo delle attività, mettiamo in collegamento delle attività diverse, non solamente per quanto riguarda il turismo, ma anche con produzione dei beni, dei prodotti locali. Cioè, ecco, è un po' anche quello che vorrei fare un po' io, ma vabbè, ne parliamo anche di questo un pochino. Sì. Volevo passare un attimo la palla a Ugo, se ha qualche domanda su queste spiegazioni. Beh, è un argomento sicuramente interessante. Luciano ne ha messi in evidenza diversi aspetti. Intanto quello di dover essere un istrione. L'operatore turistico dovrebbe essere un istrione, e secondo me è ben diretto anche dalla politica. Come diceva giustamente Luciano, una politica regionale che fa acqua da tutte le parti, perché abbiamo degli assessori al turismo che dovrebbero promuovere, e chi meglio di un operatore turistico potrebbe essere l'immagine più importante per fare propaganda del turismo locale. Io ricordo quando sono stato in un paese musulmano, quando sbarcammo la prima cosa che facevano era quella di aprire i mercati, di aprire le botteghe se non erano già aperte, perché sapevano che stavano arrivando gente che avrebbe dovuto magari fare degli acquisti. In molte regioni, ma città anche delle nostre parti, anche se sono le 2 o le 3 del pomeriggio, molti sonnecchiano, e con loro anche i cosiddetti operatori, quindi facendo perdere del denaro, Luciano, perché manca non solo un indotto commerciale, ma manca un indotto intellettivo. Tu dicevi giusto, no, ma prima. Scusa se ti interrompo, manca proprio un'organizzazione a monte, cioè esatto, non ancora a parte le città storiche turistiche, sono Roma, ma Roma poi vabbè, non ne parliamo, ma diciamo Firenze e Venezia come esempio classico, cioè a parte loro, cioè l'Italia non ha una mentalità turistica, non esiste. Ma e le persone addette al settore sono tutte incompetenti. Ma se abbiamo una parte politica che fa, insomma, io quando vedo un centurione vicino al Colosseo, non so se quel centurione è razziale, italiano oppure abissino. E quindi, voglio dire, insomma, ci deve essere, abbiamo dei politici che vengono pagati per fare gli assessori al turismo. E chi meglio di loro, visto che il referendum o non referendum, abbiamo una delocalizzazione di un interesse, come dicevi tu giustamente, nazionale, che potrebbe portarci un sacco di soldi, ma con questi caproni, non è facile farli ragionare. Il turismo, come tu dicevi, la nostra nazione è la nazione più ricca di bellezze turistiche. Io quando vedo, mi viene voglia di chiamarli per quelli che sono gli scavi di Pompei, no? Ecco, gli scavi di Pompei non sono quelli, sono quelli che non li fanno vivere, gli scavi di Pompei, cioè sono i nostri ignoranti che non li fanno vivere. Abbiamo una Firenze, una Roma, cioè, ma abbiamo la stessa Umbria, sono posti bellissimi. Io so che molti inglesi, molti nordici stanno acquistando, almeno non solo qui del sud, ma anche da voi, intere estensioni territoriali. Non riusciamo noi a propagandarle per quelle che sono. Ci lamentiamo sempre, ma non riusciamo a vendere, come tu hai detto giustamente, non solo l'aspetto antropologico, l'aspetto turistico, l'aspetto, diciamo, caratteristico proprio delle nostre, ognuna delle nostre terre potrebbe dare lezioni a tantissimi di turismo, ma non riusciamo a far capire ai nostri politici quanto sia importante valorizzare questo aspetto, che darebbe un sacco di lavoro ai nostri ragazzi. Correggimi se sbaglio. Io vedo il metro. Guarda, io sono qui, in una regione dove c'è molta delinquenza, e ti devo dire che, quando vedo sbarcare alcuni turisti che sono poco protetti e sono vittime di scippi o di altro, non dovrei dire molta delinquenza, perché magari io per primo poi magari faccio del male, ma insomma bisogna dire alcune cose per quelle che sono, no? Già tutta l'Italia è nelle mani della delinquenza, quindi quando vedo questi turisti che magari vengono scippati, malmenati o aggrediti, è chiaro che ci facciamo del male, perché questi non parleranno mica bene di noi, andranno nel loro paese e diranno in Italia si è aggrediti. Quindi insomma, se non riusciamo a farlo capire ai nostri politici questa cosa, insomma, siamo combinati male.
Allora, Questo è vero. per completare quello che tu hai detto, d'accordissimo, poi ecco, cioè, secondo me poi bisogna anche uscire dall'ottica per cui oramai la politica dovrebbe risolvere tutto. Cioè, nel senso che oramai sappiamo che il sistema è tale per cui cioè noi possiamo cambiare le persone, ma il sistema rimarrà comunque quello. Da parte mia che c'è stato? Cioè, nel senso, dico, ok, io non posso fare nulla contro di questo se non agire io per come penso che debba essere fatta la cosa. Quindi, non solamente la politica si deve, diciamo, deve fare un po' l'autocritica, deve cambiare un pochino rotta, ma anche gli stessi operatori economici, attenzione, perché io parlando con titolari anche di alberghi, di bed and breakfast, i dirigenti dei musei, cioè tutti quelli che sono, diciamo, teoricamente in prima linea sul discorso del turismo, noto che ognuno tira un po' l'acqua al proprio mulino. Cioè, il discorso è questo: se anche a livello economico, cioè se anche gli operatori non cominciano a darci una mossa e a mettersi in rete, creando un'offerta a 360 gradi, noi perdiamo il treno. Perché? Io faccio sempre l'esempio classico: cioè, io ho una famiglia composta da padre, madre e due figli. Allora, la mamma è interessata alla pittura, al Rinascimento, eccetera, vuole andare a vedere il museo. Il marito non gli frega niente dei musei, però lui va in mountain bike, e gli piace la natura. Il bambino va a cavallo, la ragazzina invece è molto interessata alla moda. Allora, se io ho un'offerta turistica di l'apertura di un museo su un grande pittore, eccetera, arriva agli orecchi di questa famiglia, la mamma dice: io vorrei andare a vedere il museo. Gli altri tre dicono: no, non ci frega niente, e a vedere il museo non ci vanno. Se io invece faccio un'offerta per cui dico: c'è l'apertura del museo nel fine settimana, oppure una settimana, cioè mettiamo che so, nei 4 giorni c'è la possibilità di accedere diciamo, al maneggio per i cavalli, c'è la possibilità di andare in mountain bike. Cioè, se io faccio un'offerta che metta nello stesso pacchetto diverse opzioni, io questa famiglia la faccio venire. No, non è in particolare, diciamo, da poco, cioè nel senso che dato 100, diciamo, l'interesse turistico ad andare in un luogo, questa discriminante, cioè questa è la competenza del pacchetto turistico, muove circa la metà delle persone. Cioè, 50 persone verrebbero, diciamo, che so, dall'estero in Italia se uno avesse un'offerta di questo genere su 100. Questo è molto importante perché su 100 la propensione a venire in Italia degli stranieri è 73, cioè se uno gira il mondo e chiede agli stranieri quali sono le sue mete ambite di turismo su cui andare, dove andare, diciamo, su 100 persone, 73 dicono in Italia. Attenzione, allora, di queste 73 persone, quante vengono effettivamente in Italia? Punto interrogativo. Due. Cioè, non so se rendo l'idea di quello che abbiamo in mano e di quello che buttiamo al vento. Ma questa, scusami Luciano, ma questa cosa che tu dici, che naturalmente va molto bene, presuppone un collegamento fra le varie strutture organizzative presenti sul territorio, cioè l'orografia da sola non basta. Io devo poter collegare lo sbarco, quindi il porto o l'aeroporto o la stazione, con collegamenti facili verso le zone Certo. turistiche. E non lo posso fare certo io con i miei colleghi, perché richiederebbe un grosso sforzo economico, se non attraverso un impegno politico che dia quindi la giusta mano per poter collegare in maniera giusta. Cioè, quando ti arrivano persone, insomma, in un certo posto e vogliono raggiungere, che tu dire, Venezia da Mestre, oppure vogliono venire qui, vogliono andare alla Selva di Fasano, oppure vogliono andare a Matera, che tu prima hai ricordato essere la città, eccetera, Europea della cultura, sì. della cultura. Quindi, voglio dire, ci devono essere, naturalmente, non puoi non chiedere l'intervento di queste
queste persone. Perché tu, quando lavori bene, perché sei preparato, perché conosci le lingue, magari potrai usufruire di maggiori richieste di lavoro, no? Perché magari molte agenzie, molte strutture chiederebbero di te. E quindi questo Certo. è un'autoreferenzialità che ti farà bene. Ma non puoi vivere una coralità se non gestita attraverso la politica. La potrete fare voi, ma i collegamenti fra le varie zone, perché chi viene qua vuole andare a Matera, faccio l'esempio della Puglia, no? Poi vuole andare magari nel Certo. Salento, poi vuole andare magari ad Alberobello, poi vuole vedersi i sassi di... Insomma, deve essere collegata. Ma se per andare da un posto all'altro ci mette già mezza giornata, rinuncia. E quindi Sì. il territorio deve essere anche quindi, insomma, aiutato nella maniera giusta. Ecco perché dicevo, tutto quello che dici tu va bene, però dobbiamo anche sollecitare, insomma, una classe politica che Ma deve io poter facevo. ritrovare, scusami, ti rubo solo l'ultimo secondo, in questa maniera deve poter trovare l'occasione per collocare dei ragazzi, per dare lavoro ai ragazzi. Ti faccio Certo. l'esempio, giusto per andare da un estremo all'altro. Il turismo sessuale, e noi lo conosciamo bene, è quello che porta attraverso aerei o attraverso mezzi di altra natura un sacco di gente nei posti dove si parla di sesso e si fa sesso. E questi non è che sono tanto gente, tanto peregrina. Questa storia fa fare soldi, fa fare soldi ai paesi che conosciamo bene, fanno turismo sessuale. Se noi riuscissimo a fare qui del turismo, fatto a turismo, perché siamo la culla dell'arte, tu hai detto bene, siamo in Europa e i nostri monumenti sono in tutta Europa. Basta dire questo. Alcuni li stanno distruggendo, ma i nostri monumenti sono in tutta Europa. Se vengono qui da noi, possiamo fare un sacco di soldi. Basterebbe volerlo, basterebbe avere gente intelligente. Sì, ma quello che dicevo prima non è, cioè, non è che dicevo che la politica non deve fare niente. Il problema è che, visto che oramai è assodato come che i politici sono incompetenti, deve partire da noi la richiesta. Cioè, faccio un esempio stupido. Io adesso per non essere, diciamo, non cito la città, non cito i posti, eccetera, ma ci sono dei posti in cui gli abitanti, i cittadini del posto fanno forti pressione sui sindaci, sul presidente della regione, eccetera, perché in cima ai loro desideri e come diciamo, richiesta pressante alla politica vogliono uno stadio nuovo per il calcio. Allora, in quello stesso posto, come dicevi tu, sarebbe bene non fare lo stadio nuovo per il calcio, ma fare dei collegamenti, che sono una nuova linea ferroviaria, per collegare alcuni punti turistici, cioè proprio sta fallendo questa cosa. Agli abitanti del posto, attenzione, non solamente gente, diciamo così, dipendente o gente, ma anche operatori economici, la maggior parte non gli passa per la testa che lo stadio non porterà a nessun posto di lavoro, anzi, ne toglierà molti. E che con quei soldi magari si potrebbero creare delle altre alternative nuove. Quindi attenzione, cioè, dicevo prima, non solamente la politica, ma ci vuole proprio anche un'educazione a livello proprio Perfetto, perfetto. scolastica, eccetera, a che la gente sia cosciente che non è vero che noi non abbiamo la possibilità di avere diciamo, delle grandi risorse economiche. Ce l'abbiamo. Il problema è che oramai, cioè, la maggior parte della gente è come diciamo, disillusa e non vuole assolutamente pensare che ci siano delle possibilità. Cioè, io rabbrividisco quando vedo queste cose. Luciano, ecco, questo dialogo, diciamo, mi stimola a dire altro, se Alfredo ci consente di dire altre Ma cose. certamente, E io, figuriamoci. guarda, la stessa cosa che dici tu, la dico quando si parla di supermercati. I supermercati hanno praticamente privato di molte identità, molte periferie, ma molti paesi. Certo. Io mi ricordo quando si andava in alcuni paesi come Grotta Minarda, faccio bene i nomi, perché so, erano paesi che magari quando non c'era l'autostrada mi consentivano di girare fra le varie botteghe in cerca di un artigianato locale. Un artigianato locale che è stato distrutto nel massimalismo di un supermercato.
E quindi se da una parte c'è una volontà di dare o di tentare, ma questo credo che sia un processo al contrario, cioè di dare o di tentare, di far vedere, di dare dei posti attraverso questi supermercati, magari assumendo qualche figlio di qualche esercente attività di piccole botteghe, questo significa anche distruggere il turismo locale. Perché io se vado in un paese, cerco del turismo locale, è stato reso asfittico dalla ingerenza di un commercio massimale, che non ha identità. Io ritrovo i formaggi o i salumi di un paese sperduto, li ritrovo o dovrei trovarli in questi supermercati che sono anonimi. Ecco, allora, come dicevi tu giustamente, serve anche la volontà del cittadino. E soprattutto la cultura del cittadino, per questo parlavo prima di un indotto intellettivo. Cioè l'indotto intellettivo è quello che deve consentire, e tu sei la persona più indicata a correggermi, deve servire a dire al cittadino a cui viene chiesto di offrire di prendere il foglio un posto che viene offerto al figlio, di dire: ma scusate, voi state aprendo il supermercato, magari mio figlio me lo licenziate fra 6 mesi, però qua stiamo distruggendo un'attività che è redditizia, perché i paesi con la storia antica la cerchiamo tutti, insomma, no? Questo è quello Certo. che è quello che facciamo quando cerchiamo, insomma, tutto sommato, quando andiamo a fare turismo, è la stessa cosa che hanno cercato quei poveretti che si sono messi lì e sono andati a cercare un po' di alimenti dalla famiglia, di cibo nostrano, che vogliono trovarsi il camino, vogliono avere una. Ecco, fra l'altro poi dobbiamo distinguere il tipo di turismo, e le località, come tu dicevi prima, con interessi turistici diversi. Poi il discorso diventa più ampio, insomma. Sì, ma allora tu poi cioè, noi potremmo parlare mesi diciamo, di questo argomento. Tu hai toccato il discorso dei supermercati, il cosiddetto chain, food chain, cioè nel senso la catena alimentare, tutto quanto. Cioè. Non sai a livello, cioè, perché poi il turismo viene visto, molti pensano che sia andare a vedere il Colosseo e mangiare, che ne so, la coda della Cinara a Roma. Non è quello, cioè, non è solamente quello. Cioè, il turismo è riconoscere un territorio, conoscere e riconoscere un territorio, conoscere e riconoscere l'identità del territorio anche attraverso le produzioni locali, sia artigianali, ma soprattutto l'agroalimentare. Cioè, l'olio, il vino, il grano, eccetera, sono turismo anche quello. E il turismo è un volano per cui cioè, non è che tu ottieni dei soldi solamente per l'ingresso al museo o solamente per il ristorante. Tu ottieni dei soldi perché il turista riconosce, vede il prodotto locale, tipico o non tipico, quello che è, eccetera, ma prodotto in un certo modo in una determinata zona e magari lo consuma nel momento in cui viene a fare il turismo, ma se gli piace lo richiede anche quando se ne torna a casa. Cioè, attenzione, cioè, il turismo non è diciamo, produttivo in sé di per sé. Diciamo, il turismo induce tutta una serie di attività economiche, capito? Che durano nel tempo e sviluppo e diciamo in termini economici diciamo incrementano la domanda. Ma vabbè, questo è il discorso. Te parlo soprattutto del food, diciamo del food, cioè dell'agroalimentare, eccetera, perché per me stavo parlando proprio diciamo un'ora fa con degli stranieri. Dalle vostre parti, per esempio, nascono anche delle iniziative positive. Tra cui quella, per esempio, del Corsoso dei produttori che stanno facendo della pasta con del grano proveniente esclusivamente dalla Puglia. Certo. Allora, questo, per esempio, è un esempio di come debba essere, diciamo, un pochino trasformata la nostra economia. Cioè, nel senso, questo pasta che verrà prodotta costerà qualche centesimo, attenzione, qualche centesimo in più dell'altra. Ma non tanto di più, con la certezza che quel grano proviene da quelle determinate zone, prodotto da quei produttori, su quella terra, cioè quindi tracciato, Esatto. e
e ha delle caratteristiche alimentari di un certo tipo. Allora uno potrebbe dire, ma che discorso mi stai a fare? Che c'entra col turismo? Cosa c'entra? Cioè, no, quando no, è il vero, turismo invece, è questo. Allora, quindi, tornando per esempio alla professione mia, diciamo, cioè, io sono... scusami, tu dici di conservare, perdonami se ti rubo, ma è quel termine che bisogna rinforzare questo concetto. Cioè, bisogna conservare la propria identità. Identità, certo. È un'identità, perché tu hai detto bene, quando vanno all'estero a promuovere il turismo, anche gli stessi assessori allestiscono delle strutture made in Italy con la presenza dei nostri prodotti alimentari, non solo quelli. Però il problema è che quando vengono qui, il problema è che il territorio è disgiunto, ci sono molti territori, certo, non sono collegati bene, non hanno la possibilità i turisti, come tu dici giustamente, non solo di apprezzare le identità e quindi i prodotti locali e tutto il resto, ma anche di potersi muovere e quindi consumare, certo, spendere. Sì, sì, attenzione, cioè, ma diciamo, prima delle strade uno deve creare, cioè, nel senso, prima della scatola uno deve creare il contenuto, nel senso che io per esempio sto organizzando, diciamo, dei percorsi, no, tematici, cioè. Organizzato il percorso tematico, la seconda cosa che guardo è come arrivarci al posto, quindi c'è, cioè, il discorso della logistica, eccetera, quindi tu dici bene, cioè, ecco, però a monte di tutto sta censire e stabilire cosa è di interesse per chi viene a visitare una zona. Fatto questo, poi tu la devi presentare nel miglior modo possibile, e qui entra in gioco un po' anche quella che è la professione mia, cioè, nel senso, possiamo per esempio cominciare a parlare anche di come viene raccontata la scena turistica, perché anche questo è molto importante. Prima te avevo detto, cioè, la guida turistica che in passato faceva, diciamo, la descrizione meccanica della cosa. Oggi poi sarai un pochino accorto anche dagli argomenti che, diciamo, ti ho messo in campo, diciamo, per quanto riguarda l'artigianato, l'economia, io non parlo di guida turistica, parlo del promotore turistico. Deve essere esperto in ogni settore della zona di cui viene ritenuto esperto. Attenzione. Quindi, ecco, possiamo veramente, cioè, addentrarci in tanti campi diversi, insomma. Io magari, ecco, posso parlare così rispetto ad altre persone, perché essendo vissuto molto in zone diverse da quelle in cui sono nato, vedo le cose molte volte anche con occhi diciamo critici, mentre le persone che vivono in una certa zona non riescono a rendersi conto di quello che hanno sotto mano, e molto di questo viene dato anche dal parere degli stranieri. Attenzione, cioè, quando noi ascoltiamo un americano, un inglese, un tedesco, i tedeschi poi sono molto critici, i nord europei in genere, diciamo un cinese anche, eccetera, e ci dice la sua idea d'Italia, noi ci accorgeremmo di tante cose che non stiamo considerando, non in tutti i campi, quindi attenzione, cioè, riusciremmo a capire anche come fare l'offerta turistica. Non so se Alfredo è d'accordo. Questo, Alfredo? No, stavo ascoltando con molta attenzione, e d'altronde, come sempre, si bisogna partire dalla domanda e non dall'offerta. L'offerta no, cioè, non, cioè, tenere conto di tutte e due, cioè, nel senso, esatto, che attenzione, cioè, non basandoci esclusivamente sulla domanda, perché sennò ci arrivano dei cinesi che ti dicono: io voglio andare a vedere l'outlet. E dici: che c'entra l'outlet? No, perché in realtà sono dei bellissimi outlet, quando tu gli hai fatto vedere l'outlet sono contenti. Dico, no, quindi, diciamo, sì, la domanda sì, ma fino a un certo punto, nel senso che poi magari questo serve per mettere l'outlet in un percorso magari che tu non avevi considerato, in cui ci dovesse essere anche l'outlet, ecco. Quindi, sotto questo punto di vista, ma
ma al cinese poi, cioè, quando vieni lo chiami da una parte, poi il cinese va andato un po' così, cioè chiami da una parte e gli dici: guarda, tu credi di saper tutto, ma non sai niente, adesso ti faccio vedere delle cose. E restano stupiti, cioè nel senso che ti dicono: non avrei mai immaginato che fosse possibile esistessero cose del genere. Okay? Li stupisci un pochettino. E quando li hai stupiti, poi hai fatto tutto, insomma. Ecco. Quindi, ecco, quindi, come dicevi tu, sia la domanda, ma anche l'offerta, cioè nel senso, l'offerta è importante, come dicevo prima, come cognizione, cioè nel senso come essere, come sapere per certo quello che tu hai a disposizione. Cioè, per esempio, nella zona, io faccio, diciamo, più che altro conosco bene le zone in cui sono nato, quindi diciamo, tutta l'Umbria, la bassa Toscana, quindi Siena, Arezzo, eccetera, conosco molto bene anche l'Emilia Romagna perché ci ho vissuto, quindi Bologna e le altre città. Quindi praticamente faccio la guida in queste zone. Dove sono nato io, per esempio, qua ci sono 4-5 necropoli etrusche, tra le quali 2-3 scoperte molto recentemente, quindi sono, delle quali una, per esempio, è sotto un supermercato, proprio perché stanno facendo i fondamenti del supermercato e hanno trovato una necropoli. E qui intorno a me, le persone del luogo, eccetera, più della metà diciamo, dei residenti non sa che ci sono. Attenzione, quindi l'offerta è tale per cui se arriva per esempio un turista, che so, per un budget, e ti dice: va bene, ok, sto qui 3 giorni, 2 giorni magari si concerti, il terzo giorno vorrei andare a vedere un pochino il territorio, cioè, che c'è di interessante, e domanda a delle persone della zona, è successo che le persone della zona gli abbiano detto: non c'è niente, mentre magari c'erano 300 posti da vedere, capito? Quindi Certo. l'offerta è tale, quando è quando c'è la cognizione diffusa di quello che noi abbiamo intorno. Quando il turista arriva e trova un ambiente, una situazione per cui si sente immerso in qualcosa di diverso, di nuovo, e che gli verrà raccontato in un certo modo. Ma questo dovrebbero sollecitarlo anche gli albergatori, cioè, insomma, il loro essere pieni dipende anche da come funziona la comunicazione, da come insomma, danno informazioni su quello che c'è attorno, su quelli che sono i ristoranti dove si mangia, diciamo, meglio e si paga di meno, oppure Sì. magari percorsi, diciamo, migliori, e anche loro devono dare la loro parte, credo che la diano, insomma. Sì e no, cioè nel senso che anche lì bisogna fare un pochino, anche loro devono essere un pochino educati in un certo senso. Noi qui abbiamo attualmente, diciamo, a parte le difficoltà post terremoto, per cui la gente pensa che tutta l'Umbria sia terremotata, invece c'è solamente Norcia, diciamo, lì sugli Appennini, e poi tutta l'Umbria invece non ha subito nessun danno, quindi ecco, a parte quello. Però c'è un fenomeno La particolare per bellissima cui, Norcia. infatti, però vabbè, Perugia, Orvieto, Todi, Certo, Città del Castello, Gubbio, tutta cioè, bella, nel senso, certo. queste, cioè, nel senso che non c'è nessun pericolo, tutti possono venire perché non c'è stato nessun danno a seguito del terremoto e non ci sono problemi. Ma a parte questo, cioè, per esempio, adesso è iniziato, diciamo, un flusso turistico a seguito della grande promozione che c'è stata a livello televisivo, per esempio con Don Matteo, prima a Gubbio e poi a Spoleto. Per cui tutta la gente arriva a Gubbio e a Spoleto, però l'input che viene dato di quei luoghi particolari, eccetera, cioè, fa sì che la gente tenda a chiedere di andare in quei posti stop, cioè nel senso, ah, dove scende quella bicicletta Don Matteo dalle scale? Cioè, e tu glielo fai vedere, ok. Però questo dovrebbe essere l'inizio, cioè nel senso, tu lo porti lì e poi dici: guarda, che questo è interessante, ma sono tantissime altre cose più interessanti di questa. Il problema è tale per cui l'operatore turistico magari gli basta quello, cioè gli basta che il turista venga a vedere dove scende la bicicletta Don Matteo, sta lì la notte, dice: io per me ho fatto, la nottata l'ho fatta. Ma lui è uno, cioè nel senso, rispetto agli altri operatori, che ne so, il produttore di ceramica di Deruta che potrebbe vendere il piatto, come dicevo prima, quello del maneggio che la gente trova a cavallo, quello cioè tutte le altre strutture che rimangono a secco, capito?
dovrebbero mettersi insieme e fare una politica tale per cui creano un'offerta a 360 gradi, non solamente l'albergatore che riceve il turista di domanda, perché poi l'albergatore molte volte è anche ignorante, come dicevo prima, non sa niente del museo, non sa niente delle altre offerte turistiche. Ecco. In Italia, cioè, dobbiamo fare molto da questo punto di vista, perché proprio ecco, c'è la possibilità in questo, diciamo, in questo senso, cioè nel senso di costruire questa diciamo scena turistica. Veramente, tu dicevi prima del lavoro delle persone, ma io facevo un calcolo così a occhio, cioè ci vorrebbero milioni di persone, cioè nuovi, certo, milioni di nuovi posti di lavoro. Attenzione, cioè non stiamo parlando di cose diciamo così sporadiche, insomma, che sono cose molto corpose. Ma infatti, scusami se ti interrompo, Luciano, noi con Alfredo la settimana scorsa abbiamo parlato, se non ricordo male, del turismo sanitario, no? Perché sì, quando, certo, quando si va a fare una cura odontoiatrica, oppure una terapia, oppure a mettere i denti all'estero, insomma, parliamoci chiaro, non si va solo lì, ma questi sono bravi anche a fare altro. Offerte, e mica sono stupidi, certo, assieme alle altre offerte ci mettono quello che dicevi tu, no? E cioè il percorso nel museo, magari insomma, voglio dire, sono persone le terme, parlavo anche con gente che non so di Budapest ieri, cioè nel senso, anche lì c'è un fenomeno, loro c'hanno diciamo generalmente in tutto il mondo, cioè se hanno a disposizione un centesimo di quello che noi potremmo offrire, lo valorizzano come diciamo come noi non sappiamo fare, quindi quel centesimo gli rende molto di più del nostro mille. È un problema. Esatto. Sì, dici bene. È così. Insomma, la stessa cosa potrebbe avvenire per un percorso sanitario, ma un percorso sanitario che noi qui in Italia potremmo offrire molto bene. Abbiamo professionisti molto, ma molto preparati, purtroppo abbiamo una classe politica impreparata, impreparatissima, per cui non sono capaci di andare oltre. Non sono capace di andare oltre il loro naso, per cui questo è il problema nostro. Lì, d'altra parte, non lo affermo io, il problema della corruzione ne ha parlato il nostro primo ministro Gentiloni, il quale mi pare che abbia detto che la ricostruzione diventa un evento difficile perché c'è anche molta corruzione, oltre che legge, certo. Quindi sono parole sue. Allora, insomma, se non ci diamo una regolata, insomma, è uno dei problemi che bisognerebbe anche guardare questo. Cadiamo sempre lì, cadiamo purtroppo. Sì, è un leitmotiv che non riusciamo a risolvere. Ma insomma, prego. Sì, nel senso che la risoluzione di queste cose sta nel momento in cui uno ne prende coscienza e ne parla, non gridandolo in piazza. Per il grido della piazza infervora magari chi sta intorno a te, magari vabbè, ci vuole anche quello, eccetera, finisce lì, ok. Ma bisogna parlarne nei momenti dedicati, cioè, come dicevi prima tu, se a me mi viene fatta un'offerta economica, io come operatore economico che dovrei agire in un certo modo, mi viene fatta un'offerta, come dicevi tu prima, del supermercato o meno, eccetera, e io accetto di fare una cosa, esatto, che va contro tutto quel discorso, esatto, che ho fatto io, cioè nel senso, magari il giorno prima sono stato a gridare in piazza, attenzione. Allora, però questo denota che tu puoi gridare in piazza quanto ti pare, ma poi ognuno di quelli che è in piazza il giorno dopo si comporta in modo diverso, magari inconscientemente, cioè pensa di fare le cose, cioè, faccio le cose che fanno tutti, che sono giuste, eccetera. No, attenzione, cioè il nostro comportamento giornaliero. E torniamo al discorso della coscienza civica che manca in Italia, eccetera. È tale per cui è quello che caratterizza il sistema. Cioè, come dicevo prima, io sono molto scettico sul fatto di cambiare le persone. Devi cambiare il sistema per cui certe cose non si fanno più, cioè nel senso, tu la carta per terra
in un centro cittadino, eccetera, non la butti, non perché è vietato dalla legge, ma perché c'è un sistema per cui premia la persona che passa e che ti dice, non la polizia, cioè, ma l'altro cittadino che dice, tu la carta non la butti. Ma infatti, Luciano, in un paese, adesso non ricordo quale, in una cittadina del nord, c'è stato un sindaco intelligente, un'amministrazione intelligente, che invece di multare i cittadini disordinati, premia quelli che sono invece bravi. E diciamo che questo diciamo, cambio, questo movimento, questa diversità, premiando quelli che si comportano bene, forse potrebbe essere un riferimento, un esempio, insomma. Certo. Perché sono i comportamenti di tutti i giorni, cioè è la nostra identità, è il nostro sentire, è il nostro diciamo comprendere le cose per in funzione di uno sviluppo futuro. Cioè, nel senso, oggi molti dicono faccio questo perché tanto non c'è niente da fare, non c'è niente da cambiare, non si può cambiare niente. No, cioè le cose devono essere cambiate, questo è l'input che viene a venire dall'alto, cioè le cose da oggi in poi cambiano. Okay, cioè, ma è anche dovuto a una legge che non esiste. A Bologna, una cosa ignominiosa, uno spacciatore è stato arrestato, il pubblico ministero l'ha sbattuto in prigione, il giudice l'ha tirato fuori. Cioè, sì, ma non esiste più una, non dico una legge, ma una giustizia. Sì, sì, Alfredo, capito? Però il problema molte volte, cioè, oltre che istituzionale, come dicevo prima, è anche civile, cioè, esatto. sono anche le persone. Cioè, io ho visto in Danimarca delle persone, dei cittadini, attenzione, dei cittadini arrestare un altro cittadino. E se quando io racconto questa cosa mi dicono, ah sì, vabbè, ero in Danimarca, ma in Italia questa cosa non è possibile. Non è vero, perché in Italia La legge lo consente, cioè, nel senso che tu non puoi fare violenza contro una persona, ma tu puoi tu puoi mettere in atto comportamenti che facciano desistere questa persona dal compiere il reato. Attenzione, certo. Cioè, ma nessuno lo fa. Allora, io quando vedo la gente, faccio esempio stupido, no? Allora, se tu vai in macchina e incroci un'altra macchina e c'è una persona col telefonino in mano che va a 20, che guida con due diti e che probabilmente farà un incidente, eccetera, hai visto mai nessuno che chiama la polizia e dice c'è una persona che sta guidando col telefonino in mano? No. Ma se tu vai in Danimarca lo fanno tutti. Tutti lo fanno. Ok? Cioè, cominciamo a vedere le cose anche da questo punto di vista. Vabbè, qui andiamo su un discorso un pochino, diciamo, che è sulla un po' dall'argomento che stiamo trattando, però insomma è complementare, ecco. Vabbè, vediamo, possiamo questo discorso reinserirlo nel danno che abbiamo nei monumenti storici. Bravo, 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 bravo. Anche come noi conserviamo e facciamo in modo che difendiamo, ma non solamente i monumenti storici, Alfredo, il territorio. Certo. Il territorio, cioè oggi stiamo parlando di strade, di disastri, la neve, l'acqua, eccetera, ma se ci fosse una presenza delle persone sul territorio che accudissero e facessero manutenzione i disastri che ci sono, ma sarebbero ma neanche l'1% di quelli che sono attualmente. Vediamo, capito? Genova con gli allagamenti. Bravo. Ricorrenti, non tengono pulite le scoline, bloccano i corsi d'acqua, tutto, i boschi, i fossi, eccetera. C'era una volta c'era la presenza di contadini che occupavano tutto il territorio, tenevano tutto il territorio in ordine. Adesso non ci sono più, e il territorio, se tu non lo accudisci, se tu non ci metti le persone a lavorare lì perché sia ottimale, cioè, è normale che succeda questo, è normale che ricordo, che tu sostituisca, è normale, ecco. Ma certo. Mi ricordo tanti tanti anni fa, ma parlo di tanti, per un terremoto, credo nel centro Italia, si interrogò un geologo, dice la situazione è drammatica, i geologhi non trovano lavoro, mentre in altre nazioni
Cioè, lo Stato obbliga ogni città ad avere un gruppo di geologi. Cioè, siamo a questo Certo. punto. No, qui entrano in gioco tante cose, no? Cioè, nel senso che, per esempio, qui le opere di urbanizzazione sono a carico di chi costruisce, per esempio, no? Qui tu hai bene, cioè, in Italia l'interesse è a fare il meno possibile, cioè a fare meno lampioni, meno fossi, meno scoli, meno, oppure Certo. utilizzare il meno possibile, perché se tu costruisci. In altre nazioni che sono tipo la Francia, è il comune, è lo Stato, eccetera, che fa le opere di urbanizzazione e poi te le fa pagare, capito? È diversa proprio la concezione Esatto. della difesa del territorio, ragazzi. Cioè, queste cose bisogna cominciarle a dire, cioè, nel senso, non dire No, ma solamente purtroppo viviamo in uno stato dove si raccontano solo delle sciocchezze e chi dice la verità viene fatto il famoso ostracismo bravo, greco. infatti. E allora, come vediamo anche nei talk show, se uno, un politico o un giornalista, più facile di giornalista, comincia a dire le cose come stanno e far scendere le carte, sul tavolo viene buttato fuori. Questa è l'Italia. Io purtroppo devo dirvi una cosa brutta, perché sono già le 23:03 e anche questa volta è filato tutto in una maniera stupenda, è vero Rosario? Certamente, Alfredo, certamente. E addirittura non abbiamo neanche messo musica, ormai ce la dimentichiamo, abbiamo sempre degli ospiti che riempiono l'ora senza lasciarsi a spazio proprio. Questa è una cosa che mi fa e che ci fa a tutti noi un piacere enorme. Io pensavo di richiamare più avanti un'altra volta Luciano per poter continuare questo discorso, ma anche questa visione sull'Italia che non va, perché Ma io direi, bisogna. Dimmi. sì, ma io direi di farlo anche con argomenti proprio specifici, cioè nel senso, Certo, adesso certo, abbiamo certo. spazzato molto, abbiamo fatto No, no, degli esempi stasera molto generici. l'argomento scusa Era Luciano, perché non questo. Alfredo, perdonami se ti interrompo, Ah, no, dimmi pure. perché non se, visto che tu sei nel campo, nel settore, perché non ci facciamo dire da qualche turista o da qualche straniero cosa vorrebbe vedere, cosa vorrebbe che ci fosse, magari cosa che non c'è. Ce lo può dire in diretta, magari. Sarebbe anche questo un Magari motivo. sì. Magari. Noi siamo attrezzati con la diretta, Rosario è super attrezzato in questo senso, sia attraverso il telefono sia attraverso la chat. E quindi è possibilissimo. Speriamo, ecco. Io la possibilità l'avrei, quindi adesso vediamo se riusciamo a organizzare il tutto in tempi Molto brevi. Dai. bene, certamente. Io ti ringrazio, caro Luciano, Grazie. che sei sempre una cara persona che tutte le volte che vieni a Bologna mi vieni a trovare e mi fa tanto piacere. Ugo, sei veramente un sodale fantastico. Grazie della Stasera vostra non ho ospitalità. guadagnato il gettone, stasera. Rosario stasera non mi paga perché ho fatto poco e mi sembra anche Voi giusto, eh. siete bravi e siete bravissimi, anzi, no, bravi, bravissimi. Ah, E beh, no. grazie, grazie di sempre dell'invito. Ci mettiamo passione, ecco, questo Certo. è indubbiamente. Poi abbiamo un capo che è esempio per tutti, quindi direi che. Ma dopo ti insulto dopo, Rosario, non sperare. Lo so bene, lo so Benissimo. bene. Mi stai incensando in diretta e poi fuori onda. E poi io direi passerei la parola a te per fare un riassunto di tutto il nostro network, come sempre. Molto bene, allora, caro Luciano, grazie di essere stato con noi questa sera, insomma, questa trasmissione. Voglio ricordare a te e a tutti gli amici che ci hanno ascoltato, insomma, potevo dirlo prima, Alfredo, all'inizio, però chissà, stasera Vabbè, l'ho te l'ho fatta alla detto fine. io prima, però, eh. Questa è una trasmissione che è andata in onda a reti unificate, come mi piace dire, perché abbiamo tante web radio nel nostro network che ripetono il segnale. Quindi passiamo da Radio Reno Web, la web radio di Alfredo Stori,
quindi di Casalecchio di Reno. Arriviamo a Radio Favaro Veneto di Massimo Bonella di pianetaogtv.net, da Favaro Veneto, Radio Valdichiana, sempre dalla Valdichiana, bellissimo posto. Poi arrivando... tra l'altro sono vicinissimo a Valdichiana, cioè che poi è abito il Trasimeno, quindi sono lì. Quindi la nostra web radio, insomma, parla appunto sul suo blog, sul suo sito, anche degli eventi, insomma, che accadono in quella zona. Andiamo a Radio Sismondi Libri da Salgareda in provincia di Treviso, passando per Radio Isso di Modena e Modena Nui Radio, sempre di Modena. Ovviamente, sempre come web radio, andiamo anche su Radio Saiuz e Radio Saiuz Classic, perché sapete, insomma, che Radio Saiuz ha anche il suo canale classico. Sulle web TV, insomma, spaziamo un po' da YouTube a Facebook e al sito, quindi insomma, chi più ne ha più ne metta. E la cosa più bella è che la chat è in comune con tutti i siti del network, quindi da qualsiasi sito gli amici ci ascoltano, si scrivono, leggiamo tutti, sappiamo tutto. Bene, con questo è tutto. Alfredo, ti faccio fare un bellissimo finale, saluto Luciano, saluto Antonella e Ugo. Saluto testa di caso il nostro aiuto regista che è nell'ombra, ma c'è controlla lui, supervisiona. Saluti a Ugo. È l'aiuto regista. L'aiuto regista, sì. Beh, a Bene. Volte si vedono nei film, nei titoli di coda, aiuto regista, poi c'è un nome famoso, tipo, non so, Bava, tipo Rossellini, tipo e di Alfano Successo, dopo diventano grandi registi. Ugo, io ringrazio tutti gli amici, ringrazio logicamente Ugo e Antonella da Bari per il loro supporto, e ci sentiamo quest'altro martedì, penso qualcosa di leggero, ecco, forse musica, forse poesia, ma chissà, vedremo. Io fino a lunedì non ci penso, poi vedrai che qualcosa mi verrà in mente. A me è già venuto in mente qualche cosa. A tutti una buona serata, e a te Rosario per la chiusura. Bene, niente, salutiamo tutti gli amici. Grazie a tutti, grazie a tutti. Lasciamo la parola a Luciano che saluta, ad Ugo che saluta, insomma, perché salutiamo solo noi e poi loro no. No, io Luciano, come dicevo prima, io a questo punto vorrei, insomma, continuare, cioè, nel senso, come dicevo prima, anche con argomenti specifici, ma poi il discorso che faceva Rosario del parere anche di gente non italiana, insomma, che veda le cose da un'ottica diversa, potrebbe essere lo spunto per qualcosa di molto interessante che potremmo fare in futuro. Benissimo, abbiamo fatto le 23:10. Ugo, a te l'ultima parola. Rosario, che ora che deve andare a letto, perché domani mattina si alza presto. No, diamo la parola a Ugo adesso. Beh, io sono vostro gradito ospite, naturalmente è stata come sempre una trasmissione, io mi auguro per i nostri ascoltatori innanzitutto interessante, e ogni volta c'è sempre da imparare, da scoprire qualcosa. È stato molto bravo naturalmente Luciano che ci ha detto cose belle nuove, insomma, speriamo di riaverlo presto fra noi. Certamente, io vi saluto. Un caro saluto a tutti il condominio. Prossimo, allora. A martedì prossimo. E domani sera con la nostra redazione di Bari per i loro due programmi di punta. 18:30 con Spazio Aperto e ore 22 con Osservatorio Antimafia. Certo. Un saluto a tutti il condominio. A dopo, arrivederci. Notte. Where'd you be?